Ritorniamo dopo alcune settimane al Fab Lab. Nel primo incontro abbiamo parlato di lavagne interattive a basso costo, costruite con una tecnologia abbastanza povera, quella dei giochi, e quindi la possibilità con pochi euro di costruire una lavagna interattiva per la scuola. E rientriamo oggi con un progetto che invece parla di qualcosa che si colloca già nel futuro, perché stiamo utilizzando delle macchine che non sono ancora state messe in commercio. E un progetto italiano nasce in Toscana, si chiama Udo, e è una single board machine che integra un microcomputer a bassissimo consumo e Arduino 2, quindi una scheda che ormai è diventata famosa, insomma, e ha in entrambi i casi, sia nella parte del computer che nella parte della scheda, un orientamento fortemente didattico. Al Malignani abbiamo deciso di investire in continuità il progetto dei laboratori a basso consumo e a basso costo, e attraverso questa tecnologia saremo in grado di costruire un laboratorio che consuma meno di un kilowatt, quindi circa il 90% in meno di un laboratorio normale di 30 studenti, e è in grado di funzionare alla stessa qualità, alla stessa velocità di un laboratorio normale, e quindi con una didattica completamente rovesciata, ma anche dal punto di vista della didattica, nel senso dare non solo l'insegnamento ai ragazzi, ma anche dare visibilmente consapevolezza delle tecniche che possono portare ad un consumo molto ridotto, quindi ad una competenza informatica, una competenza sulle nuove tecnologie.